La mia candidatura deriva dal consenso di tutte le forze della coalizione centrodestra, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia. E nasce soprattutto dalla esigenza di rappresentare appieno il territorio e la comunità di questo collegio. Sulla base di un'esperienza che io ho avuto in questi anni, un'esperienza forte di radicamento su tutto il nostro territorio e soprattutto di conoscenza dei problemi. Per questo la candidatura è stata voluta da tutte le forze della coalizione. Saremo ovunque nella campagna elettorale, sicuramente, insieme a Stefano Mugnai e insieme a tutti gli altri candidati, non solo di Forza Italia, ma anche delle forze della coalizione. Lo faremo come abbiamo sempre fatto, ovunque, senza tralasciare nessun luogo, nessuna comunità, nel rapporto diretto con i cittadini, soprattutto per rispondere alle esigenze e a richieste che vengono dal territorio. Questa è la cifra della nostra campagna elettorale. Lo facciamo in questi punti elettorali, che sono aperti non per esporre manifesti, ma sono aperti per avere contatto diretto con la cittadinanza. Oggi la politica deve dare risposte e queste candidature, la mia, quella di Stefano Mugnai, le candidature che in questo momento il centrodestra ha proposto, sono candidature che partono da questa richiesta che viene dal territorio, dalla vicinanza con i cittadini e con le comunità locali. Lo sceglieranno attraverso anche nei collegi uninominali la sfida fra i diversi candidati. Non mi sembra che chi finora ci ha rappresentato nelle aule parlamentari si sia ricordato molto, soprattutto qui in questa emittente che è importante nel Valdarno, sia ricordata della comunità valdarnese. Io qui ci vivo e soprattutto qui ho svolto la mia attività professionale, anche se poi la svolgo anche a Firenze. Credo che questo territorio possa essere rilanciato, fortemente rilanciato. Credo che soprattutto che il tessuto imprenditoriale e di questo territorio abbia bisogno di un momento di rinascita e di una rappresentanza forte anche a livello parlamentare, soprattutto perché questo è un territorio che ha poi delle peculiarità straordinarie e conosciute nel mondo, un territorio che si caratterizza per e, come dire, anche le peculiarità artistiche, storiche, ambientali. E beh, io credo che abbia bisogno di qualcuno, spero di poter essere io insieme a Stefano Mugnai e a tanti altri che in qualche modo rappresentino questa esigenza. Questo rilancio nasce anche dalla possibilità di difendere questo territorio come non è mai stato difeso finora. Tante vicende hanno dimostrato che siamo diventati per alcuni territori e comunità di cui bisogna ricordarsi solo nel momento elettorale. Noi ci siamo sempre stati, anche quando non c'erano le elezioni.